Buonasera, buonasera, ciao a tutte. Mi hanno chiesto di fare un video sulle cremine della Santa Verde. Io pronuncio sempre Santa Verde perché è così che si pronuncia il nome di queste cremine in Germania e poi la Germania è la patria di queste cremine. E io faccio con piacere questo video anche perché negli ultimi tempi sono arrivata veramente a stabilire quanto veramente mi piacciono, perché mi piacciono queste cremine. E le cremine sono fatte in questa maniera, questo tubettino, qui vedete in mano ho la Rich, la cremina che si chiama Rich, le cremine della Santa Verde, sono tutte a base di aloe vera, succo di aloe vera ed è, ci tengo a precisarlo, il succo di aloe vera in questo momento è in Europa che può vantare la migliore certificazione in assoluto, perché la Santa Verde basa tutti i suoi cosmetici sulla presenza dell'aloe vera ed è aloe vera coltivata e curata veramente con i guanti e presentata fin nelle vostre mani, veramente su vassoi d'argento, come si dice. Fate una ricerchina sulle qualifiche che ha la marca Santa Verde e poi vedrete di che tipo di aloe vera si tratti. Allora, le cremine della Santa Verde. Io in questo video parlerò delle cremine per il viso. Ne esistono di tre tipi. Esiste la light, ossia la cremina leggera, la medium, ossia la cremina media e poi la rich, ossia la cremina ricca, riccia, stavo per dire. Tutte e tre queste cremine poi esistono sia in versione profumata sia in versione senza profumo. La differenza tra versione profumata e versione senza profumo in termini olfattivi non è grande, nel senso che sia la versione con profumo sia la versione senza profumo hanno comunque un odore che è un odore molto delicato e malapena percettibile, però la versione senza profumo, che è scritto in tedesco, si traduce nella scrittina qui ohne Duft, Duft è l'odore. La versione senza profumo è semplicemente senza sostanze che potrebbero risvegliare e acuire allergie e intolleranze nelle persone particolarmente sensibili. Per quanto riguarda la consistenza di queste cremine, io nella mia vita, molti anni fa, così come in questi ultimi 6 mesi, ho provato solo due cremine, la cremina in versione medium e la cremina in versione rich. Con la cremina in versione medium mi sono trovata ottimamente bene, con la cremina in versione rich mi sono trovata altrettanto ottimamente bene. Le cremine sono tutte e due di facilissima stesura, praticamente, sebbene la consistenza sia leggermente diversa, la consistenza della cremina medium è leggermente diversa dalla consistenza della cremina rich, sono tutte e due facilissimamente distribuibili sul viso, facilissimamente velocissimamente assorbibili e tutte e due molto molto piacevoli da usare. Io ho ricordi della cremina medium, che è la cremina che ho usato prima di questa, prima della Rich, molto molto piacevoli. Adesso sto usando la Rich mi sembra leggermente troppo ricca per la mia faccina in versione estiva ed è per questo che ogni giorno, mattina e sera, prima di applicare questa cremina, generalmente spruzzo sul viso, vaporizzo sul viso un po' di acqua termale oppure un po' di idrolato, idrolato di lavanda in questo periodo perché mi piace. E poi distribuisco la cremina Rich come al solito, normalmente, e si assorbe immediatamente, tutto va bene, non c'è nessun problema. Però, ripeto, meglio distribuire, nel mio caso, la cremina Rich su un viso leggermente inumidito di acqua termale o di idrolato di qualcosa. Quanta quantità uso di cremina Rich? Che poi vedete, qui la vedete in trasparenza, è praticamente finita, me ne sto accorgendo insieme a voi mentre faccio questo video. C'è rimasta pochina pochina, quindi è quasi ora di passare alla prossima cremina. Allora, quanta ne verso io sul video, sul viso, sul dito prima di distribuirla? Le cremine sono fatte in questa maniera, hanno un erogatore fatto in questo modo con un buchino. E io verso qui sopra l'equivalente di un
pisellino, piccino piccino, veramente un tondino piccino piccino. Quel tondino mi basta per tutta la faccia. Quindi, se dosata nelle quantità di cui vi sto parlando, che vi sto raccontando, questa cremina, la cremina riccia, nella maniera più assoluta, non risulta pesante. Secondo me nessun tipo di viso, perché le cremine della Santa Verde comunque primo non sono in generale pesanti e secondo il fatto che siano arricchite con al primo posto il succo di aloe vera e un succo di aloe vera di primissima qualità, ciò fa in modo che queste cremine non risultino né pesanti né difficili da assorbire da parte della pelle, secondo me di nessuno. Sarei quasi pronta veramente a scommettere su questo, perché io mi fido molto delle cremine della Santa Verde perché si sono rivelate un preziosissimo alleato. Io vedo i risultati sulla mia pelle. A proposito di risultati, quali sono i risultati sulla pelle? Sì, la pelle appare meno grinzosa, chiaramente parlo io, pelle di 42 anni, e la pelle appare più dissetata. Sembra quasi la frase di una pubblicità, però è vero, e la pelle appare più liscia, più compatta. Soprattutto una cosa stupenda è che la pelle appare tutta tenerina, tenerina al tatto, tenerina, docile, dolce e vellutata, ed è un piacere mettersi le manine sulla faccia. Perché proprio la consistenza della faccina cambia al tatto, la faccina diventa una cosa, una peschina. Una volta stavo chiacchierando con un mio amico, una volta tempo fa stavo chiacchierando con un mio amico e avevamo comprato quelle che si chiamano noci pesche in Italia, ossia le nettarine, e poi avevamo comprato anche delle pesche pelose, delle pesche normali. E allora io a un certo punto ho detto a questo mio amico: senti, senti la mia faccina è come questa pesca, intendendo la pesca pelosa. E lui là per là mi ha detto: mamma mia, ma quanto esageri. E poi invece ho continuato dicendo: no, no, senti, senti, metti la manina qui, lui ha messo la manina, poi metti la manina sulla pesca, lui ha messo la manina sulla pesca è rimasto con una faccia basita, perché effettivamente la consistenza al tatto era praticamente identica. Allora, questo non dipende dalla mia faccia, che è sovraumanamente tenera e dolce e carina al tatto. Questo dipende proprio dall'uso della cremina Santa Verde, perché è un qualcosa, è un effetto che io ho notato con questa cremina. E allora, questo è tutto quello che ho da dire su queste due cremine. Le due cremine costano un po', perché costano sui 16, 17, 19 euro, adesso non ricordo, sono vendibili sui siti che trattano la marca Santa Verde. E tra questi siti c'è anche il sito di Eccoverde, naturalmente. E niente, questo è tutto. E qui sono con una matita in mano come se stessi facendo previsione del tempo, ma quello che dovevo dire su questa cremina l'ho detto, quindi questo video finisce qui e perciò vi ringrazio per aver seguito fino a questo punto e poi ci vediamo nel prossimo video come sempre. Ciao.